Un carissimo saluto alla Federazione Cori dell'Alto Adige, un carissimo saluto alla Presidente Tamara Paternoster e un caro saluto a tutti i cori della nostra provincia. Purtroppo durante questa fase di emergenza la cultura è stata uno dei settori più colpiti in assoluto, l'impossibilità per le persone di potersi recare in un teatro, l'impossibilità di uscire di casa, l'obbligo di restare a distanza ha rischiato veramente di mettere in grossa difficoltà tutti i settori culturali privi dell'essenza più importante, il pubblico, la partecipazione, la socialità. La Federazione Cori ha avuto una grande capacità di reagire immediatamente e di trovare delle nuove formule per poter avvicinare un pubblico in forma diversa attraverso gli strumenti innovativi e quindi per la prima volta, invece che essere il pubblico ad andare verso i cori, sono stati i cori ad andare nella casa e nelle case degli appassionati. Questa è una cosa molto importante perché ha permesso di mantenere vivo un settore vitale, importantissimo e poter continuare a portare avanti un'attività. E di questo voglio veramente ringraziare tutte le persone che hanno, diciamo, che si sono prodigate in questo. Colgo anche l'occasione per fare un saluto al coro importantissimo della nostra città di Laives, al coro Montipallidi, per la loro attività lunghissima su questo territorio. Un saluto caro va fatto a tutti i coristi, ma specialmente un ricordo forte a colui il quale ha fatto partire tutto questo movimento, il professor Sergio Macagnan, che ha regalato alla nostra città la possibilità di crescere culturalmente anche attraverso i cori, ma anche attraverso la musica, attraverso tutte le forme culturali ed espressive che hanno dato la possibilità a tante generazioni qui di Laives di crescere e di provare la bellezza della cultura, la bellezza del canto, la bellezza della musica. Quindi un caro saluto al coro Montipallidi, un ringraziamento per tutta l'attività che viene svolta. Speriamo di ritornare fra breve, tra pochissimo tempo, veramente di nuovo sui palchi, di poterci rivedere nelle sale e così riprendere quella che è sempre stata una bellissima attività. Nel frattempo un caro saluto a tutti e un ringraziamento alla Federazione per questa importantissima attività. Al coro Montipallidi di Laives non è mai venuta meno la voglia di viaggiare, di conoscere altre genti, di confrontarsi con altre realtà corali. E allora perché non raccontare la sua storia iniziando in trasferta? Magari in una cantina di Barbaresco in Piemonte, brindando così anche agli ormai oltre 35 anni di attività. Il Montipallidi nasce nel 1967 e sono due i personaggi legati alle sue origini: Sergio Macagnan, maestro del coro sin dall'esordio, e Don Clemente, un sacerdote che lascerà un segno indelebile nella bassa Tesina. Il coro è subito attivissimo, collezionando prestigiosi riconoscimenti in Italia e all'estero, con un repertorio aperto alle varie forme del canto popolare. Siamo partiti.
Era il 1967 quando un maestro di musica di 28 anni decise di fondare un coro per amore della musica popolare. Per un certo periodo, con l'assistenza di alcuni amici che adesso sono ancora qui, ho fatto anche il giro delle osterie e mi piaceva fermarmi dove sentivo cantare, perché in questa bassa tesina si cantava moltissimo. Vadena, Bronzolo. Canzoni popolari, spesso magari rifacimenti di cose semiclassiche, di romanze con dentro inflessioni o frasi o pensieri o concetti dialettali. Una storia lunga 40 anni che oggi continua con Paolo, figlio di Sergio. Nota. Che tipo di voci ha ricercato nel corso di questi anni? Ma io ho accettato tutti, ho raccolto tutto, pensando, è sempre stato il mio concetto, che tutti possano cantare. Non esiste uno che non può cantare. Sui monti valli di là. Perché oggi si canta così poco? Spesso dove si fa una cena, dove si crea quell'ambiente che favorirebbe cantare, troppo spesso sono invasi da macchine sonore. Thank you.
Bye.
senza apprendimento che rovina sempre, sempre disciplina, la gavetta al gavettin, la libertà al gibertin, la rivista del bottin, la rivista del bottin, la gavetta al gavettin, la libertà al gibertin, la rivista del bottin, la rivista del bottin. Ecco qua, la
Gli studi al Conservatorio di Bolzano come tenore, Sergio Maccagnan fu chiamato a Ora a dirigere un coro su impulso di Don Clemente de Florian. Pochi mesi dopo, nel novembre del 1967, un gruppo di appassionati lo convinse a fondare a Laives un coro di canti di montagna. Avevano trovato il modo di incontrarci in un bar per convincermi a creare questo settore maschile che si occupasse di canti di montagna. Non ci volle molto perché io mi amavo già da sempre questi canti. Da qualche anno le energie non sono più quelle di una volta. Nel 2004 Sergio Maccagnan ha affidato le sorti della sua creatura, il coro, al figlio Paolo. È arrivato lì e ha preso in mano le redini con autorità, con autorevolezza e quindi il distacco è stato molto molto meno grave di quello che pensassi.